patata dolce. A chi piace la patata dolce? Ed eccoci al Nara Hotel. Che carina questa chica. Oh, mi fa anche sì con la testa. Vedete che è tipo proprio giapponese. Questa qua che prima non mi cagava, adesso che vede il senbei, vediamo se viene a salutarmi. Seba torna a Nara dalle sue adorate shika per importunare i cervi e mostrarci le meraviglie del luogo. Attenzione che qua dovrebbero comparire le shika, guardate tutti i... sarebbero i cervi. Oddio, ormai non è la prima volta che vado a vedere i cervi, se non vi siete visti l'altro video andate qui, però hanno sempre il loro fascino. Ed eccoci al Nara Hotel, è il mio hotel preferito di Nara, se non avete visto il video, trela! Ma quanto è bello questo hotel! La colazione di oggi, ditemi se non è favolosa. Dentro il caillou, che sarebbe questo riso qui, ed è buonissimo assieme. Comunque in questo ristorante si può scegliere se mangiare occidentale o orientale. Orientale è quello che vi ho fatto vedere prima, mentre questo è quello occidentale, che c'è un french toast, un omelette, vabbè, poi comunque si potevano scegliere un sacco di cose. Poi c'è l'avena e così ho preso un tomato giusto. Vedere i cervi di Nara. Ciao. Hanno appena perso i corni. Vedete, hanno il pelo un pochino spelacchiato, ma sono belli lo stesso. È perché è un po' la stagione. Forse fanno il cambio del pelo perché sta arrivando l'estate e ci hanno caldo, no? No, mi sembrano tutti depressi oggi. Ciao. Oh, che carina questa chica. Prendiamo una patata dolce, una sweet potato. Patata dolce. A chi piace la patata dolce? È costata 1000 yen, quindi questa non gliela diamo ai cervi. Dedico questa a Rob Fury, anche se non è una Frizzy Fuzzy. Questa è per te. Ciao. Ti saluta anche Sentokun. Guarda che carino. Adesso andiamo a comprare da mangiare per queste shika. I senbei da dare a mangiare ai cervi costano 150 yen. Oddio, oddio, l'invasione dei cervi. Guarda come mi seguono, guardate. Oh mio Dio, sono proprio aggressivi. Ah, ok, vai vai. Oh mio Dio, questo è enorme. Guardate che grande è questo. Oh, mi fa anche sì con la testa. Vedete che è tipo proprio giapponese. Che carini. Guardate, mi hanno attaccato. Oh mio Dio, è tornato questo gigante. Mamma mia, ma oggi fanno un po' paura queste shika. Cioè, belle per carità, Che
corni alti che ha questo. Non gli piace se gli si toccano i corni, però guardate che carino. Oddio. Ha capito che ce li ho in borsa, secondo me. Guardate che meraviglia, bellissimo questo cervo sotto i fiori di sakura. Mio Dio, guardate che meraviglia. Questo rappresenta proprio la sensazione di Hakanai. Buongiorno ragazzi, vabbè, sono appena stato in un cimitero shintoista che si dice Bocci. Non è che ci siano realmente delle regole che non mi permettevano di farvi vedere comunque nel dettaglio questo cimitero, però diciamo che per il buon senso preferisco farvelo vedere così. È molto interessante come luogo, insomma, se vi capita. Vorrei parlarvi più nel dettaglio dei cimiteri o comunque come funziona in Giappone, ma non lo farò in questo video, farò un video più avanti a parte se vi può interessare, perché anche se non c'è una regola che non mi permetta di far vedere le tombe, preferisco parlarvi in un'altra sede. Spero che mi capiate. Mi sa, per il buon senso non mi sembra il caso di mostrarvelo. Comunque anche questa è comunque vita e voglio che imparate altre cose sulla cultura, quindi spero che vi piacerà il video che farò più avanti sui cimiteri o comunque come funziona in Giappone, perché ce l'ho in programma. Comunque una cosa importante che volevo dirvi: per i giapponesi i bocci, almeno mi ha detto il mio amico, sono comunque i cimiteri, sì, ma sono dei luoghi in cui le anime riposano, quindi soprattutto per le persone più anziane non è visto molto bene se andate nei cimiteri, comunque, a meno che non avete a che fare, come in questo caso io ero amico di una di queste anime che riposava, sono un parente, capito? Se non siete parenti, questi non sono dei luoghi turistici, quindi vi sconsiglio di andarci a meno che non ne avete a che fare, perché non è che ci sia una regola, non c'è neanche che non ci sia una regola che non potete far video. Però diciamo che è buon senso, volevo farvelo capire perché è importante. Guardiamo se ci arriva qualche bel cerbiatto. Questa qua che prima non mi cagava, adesso che vede il senbei, vediamo se viene a salutarmi. Oh! Oh! Che bello! Ciao! Ciao ciao! Oh my god! That's for everyone! In un ristorante cinese per la cena di oggi ci gustiamo questo favoloso Mabo Tofu con anche le fiamme sotto. In questo ristorante cinese buonissimo, non vedo l'ora di assaggiarlo. Sono fatto portare a parte il Sancho, che è questo ingrediente che per me non può mancare nella cucina cinese, del Sichuan Mabo Tofu, che adoro, quindi adesso ne metterò un bel po' e mi gusterò questo piccantissimo Mabo Tofu. A voi piace? Mi ero dimenticato di dirvi che questo è un Mabo Tofu vegano. Guardate che buono. Spero che vi faccia venire fame, perché io ho già la colina in bocca. E qui abbiamo anche un po' di yakisoba. Guardate come sembra deliziosa. Se la stanno mescolando. Si vorrebbe assaggiarla. Si vorrebbe essere con me qui a mangiare questa yakisoba. Oh mio Dio, è anche arrivato il curry con tutte le verdure. Mamma mia, questo cinese è veramente buonissimo.
dopo una giornata passata a camminare tra i templi e le strade di Kyoto, direi che ci meritiamo una buonissima cena. Ci vediamo domani alle 2. Ciao! To look at